Signori, benvenuti in una nuova puntata della Vault Hunter. Raga, nella scorsa puntata abbiamo sbloccato la Drawer, finalmente abbiamo sbloccato la Drawer. Il che, ragazzi, veramente è una cosa molto, 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 molto utile. Tanto guardo un attimo la webcam perché l'ho spostata. Perché quell'intelligente, cioè Iskall, ha messo la Waila non al centro, ma un po' più a sinistra. Quindi tipo... non possiamo essere perfetti nella vita. Ok, va bene. A parte queste cazzate, raga, come vedete qua io stavo facendo alcuni cristalli. Infatti ne ho 6 già belli pronti. Ovviamente indossiamo l'elmo. Off camera ho fatto un paio di drawer, infatti come vedete la Beniotite ne ha veramente subito le conseguenze. Off camera ho fatto un paio di vault, infatti abbiamo liberato tutte le boss crate che avevamo. Ma ovviamente oggi, raga, è tempo di vault, è tempo di conquista, è tempo assolutamente di fare qualcosa di dannoso. No vabbè, a parte gli scherzi, però voglio cercare di ottenere un cristallo carino. Diciamo, per esempio, questo Gilded potrebbe essere interessante. Qua abbiamo Extended Trapped, Lucky e Furious. Furious, che cazzo era? Perché? Cazzo, però... Il problema è che se mettiamo un Catalyst dopo diventa diverso. Quindi non possiamo metterlo. E vabbè. Allora, vediamo che cos'era Vault Hunters. Perché sono indeciso se mettere Gilded potrebbe essere meglio di... Però devo vedere un attimino cos'era Inert e Tired. Tired, se non sbaglio, era Mining Fatigue. O forse qualcos'altro. Vediamo assieme. Ah, più uno Mining Fatigue. No, assolutamente no. Raga, ce li tentiamo così come sono. Non voglio mettere nessun tipo di catalyst, ma voglio provare. Questo è un altro, ovviamente, quindi volevo giusto vedere. Ma no. Potremmo fare un altro catalyst effettivamente. No, non possiamo farlo perché non abbiamo abbastanza catalyst fragment. Non importa. Raga, oggi faremo solo vault. Ne ho 6 da fare. Ovviamente time lapse, e ci vediamo direttamente quando andremo a vedere tutto quello che ovviamente ho preso, ho conquistato dal vault. A più tardi.
Raga, allora, mamma mia, ho fatto non lo so quanti volte, infatti si vede dal livello, abbiamo 5 skill point da utilizzare, raga. L'armatura ci sta per abbandonare, se non è che ci ha già abbandonato, non ne ho idea assolutamente del fatto se è veramente così oppure no. Vediamo. Vediamo. In realtà la vorrei riparare, però il problema è che non abbiamo abbastanza, cioè non abbiamo per niente repair, non abbiamo per niente eco gem, ce ne basta una sola per poter riparare praticamente la world gear, as long as the play slot. Dipende dal tier, va bene. Questo è di tier 1, quindi dovremmo riuscire comunque. Il problema è l'eco gem. L'eco gem, raga, non ne abbiamo. Vedete, non ne abbiamo proprio niente. Cioè 0000 carbonella. Allora, disattiviamo un attimo il magnete. Questa è la mia spazzatura, anche se adesso non si vede. Ma io tipo venivo qua e svuotavo tutto l'ambaradam di cose che tipo blocchi di costruzione che non ci servivano, eccetera, eccetera. Off camera, raga, abbiamo ucciso non meno di 3 o 4 boss, se non sbaglio. Infatti, c'è tutto il video che lo dimostra. Abbiamo ottenuto delle belle cose che adesso andremo ad esplorare insieme. Ma prima di tutto, io direi di prendere assolutamente, anzi, no. Prima di tutto analizzerei le cose che abbiamo accumulato con i dunk, che non saranno poche sicuramente. Vabbè, la roba vanilla mi frega poco e niente, però è sempre importante anche quella. Volt Precious, abbiamo 8 Volt Diamond, raga, che non sono pochi. Skill Essence, una Volt Nugget, pensavo di trovarne di più. Star Essence che ci serve assolutamente. Non so perché queste non si accumulano qua. Forse perché sono comunque già nominate, quindi 20 Vutax Shard, cioè 20, 19, che non sono bad, non sono assolutamente bad. Andiamo a smistarle di già, così almeno ci liberiamo almeno di questa cosa qua. Volt Diamond, li mettiamo. Allora, qua Black Opal. Ah, raga, Volt Diamond ne avevo già un po', Ne avevo 16. Raga, fuori di testa, fuori. Allora, tutti questi Volt Bronze noi li possiamo compattare nella loro versione più dispendiosa, ovvero il Volt Silver. E infine il Volt Gold, di cui ne abbiamo un pochettino. Dai, niente male. Qui dentro c'è già un Paxel di riserva, nel caso il nostro ci abbandoni mentre siamo nel Vault. Infine abbiamo gli Ore, che gli Ore comunque abbiamo questi Rare Relic Boost, più le varie gemme. Varie gemme che comunque non sono tantissime, però non sono neanche poche. Ci fanno sempre comodo, ci fanno sempre tantissimo comodo. Vediamo se qua abbiamo altri di questi. La risposta è ovviamente sì. Prima di tutto andrei a spacchettare questi e vediamo che cosa riusciamo ad ottenere, ragazzotti. Raga, con due stack non ho ottenuto niente. Dai, due stack e 40 mi hanno dato solo una reliquia. Nuova, quindi ok. Va bene. Va bene. Ok, non abbiamo nient'altro all'interno del nostro inventario. Niente male, poteva andare un po' meglio, però dai, non possiamo comunque sperare sempre che ci dia roba buona, dai. Anche se
non è che mi abbia dato soddisfazioni, diciamo, enormi questo modpack per il momento come spacchettamenti. Allora, ovviamente adesso spacchettiamo le varie Volt Gear che abbiamo ottenuto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentro non ne abbiamo più. Qua non ce n'è, qua non ce n'è. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non ce ne sono più. 13, 14, 15. Non ce ne sono più. 16, 17, 18, 19, 20, 21. E poi prendiamo anche il Pandora's Box. Raga, poi arriviamo a questo. Arriveremo a quello. Vorrei vedere se ho degli altri Pandora's Box buttati magari da qualche parte. Non sembrerebbe. Allora, va bene, ragazzotti. Inventario veloce, lo buttiamo qui dentro. Anche le Pandora's Box. Facciamo così, prima andiamo sullo Scrappy e poi andiamo su tutto il resto. Ok, allora passiamo dalle asce. Attack speed 10.8, 10.6, non c'è niente. Attack speed 12. Questa inizia a essere già su cosa? Però è sempre una. Questo c'ha 4 health, no, ma neanche per idea che lo cambio. Magari quando si romperà più avanti. Questa potrebbe essere un'ottima armatura che va a cambiare questa perché mi dà due cuori in più e c'ha un livello. Questa me la dà due però. Questa ha 5, uguale, però ha due livelli. Cazzarola. Più uno armor, questo è 4. Questo, ma col cazzo che vado a cambiare quella. Ok. Gli do lì. Più uno speed, interessante. Oh. Più due hast. Non so quanto questa potrebbe essere interessante. Tra l'altro fa 7-8. Quanto fa la mia, scusa? Però c'ha sharpness. 12-16 più sharpness. Proviamo a vedere se possiamo mettergli. Cioè, sicuramente potremmo mettergli sharpness. Però voglio vedere effettivamente. Questa è quella 7-8. 10-8. Così poco. Con sharpness 5. Molto strange. Dottor Strange. Pensavo meglio. Pensavo meglio, sono rimasto un attimino un po' deluso dalle cose. Withering 1 Cloud però potrebbe essere interessante. Se non sbaglio c'era qualcosa che mi dava Withering 2 però. Forse era un totem. Questo è Wither Immunity. No, scusa, qual era quello che mi dava Withering Cloud? Era di livello 2 addirittura. Mi ricordo male. Ah, eccola. L'ho messa qua, per quello mi sembrava. Questa potrebbe essere interessante, però ripeto, finché abbiamo l'altra. Vabbè, vabbè. Per il resto, ragazzotti, abbiamo trovato ottime cose.
Ottime, ottime, ottime cose, tra cui gemme che smisterò ovviamente off camera, ma prima di tutto, prima di chiudere ovviamente, aumenteremo il nostro livello con i paninozzi della McDonald's. Ho preso tutto della... avevamo un idolo nascosto, vabbè, non mi darà manco immortalità. Voltburg, ah, tra l'altro qualche chest dei boss ovviamente mi dava anche dei Voltburger. Buono, no buono quello che è, però vabbè, sti cazzi. Paninozzi, formaggio, eccolo qua. Ah, questo me lo ciappo un attimino che lo voglio spacchettare insieme a voi. Facciamo così, così e così. Poi questo e questo. Speriamo che ci escano un bel po' di paninozzi perché abbiamo veramente bisogno di aumentare i nostri livelli. Perché sì. Perché man mano che andiamo avanti, raga, ovviamente potremo ottenere cose molto più succose. Allora, innanzitutto vediamo quanti panini riusciamo a fando. Che non sarebbe male fare magari tipo, non so. Non posso fare 45 panini perché non ho abbastanza pomodori. Vabbè, sti cazzi. Sti cazzi, sti cazzi. Abbiamo 42 panini. Niente male, niente male. Apriamo questo, otteniamo l'armatura del Forbearance. Un altro relics set. Il set dell'uomo scudo. E l'uomo scudo e Shieldman. In questi casi sarebbe servito il come si chiama? Il Gluttony Charm. Che tra l'altro, se non sbaglio, sì, c'è. Però bisogna sbloccare la Dark Utilities. Scusa un attimo. Quanti punti vuole la Dark Utilities? Cazzo, 3 punti. Ma sei serio? Vabbè, potrei fare lo stesso giochino, diciamo che ho fatto con come si chiama? Perché potrei sbloccare queste due e poi andare a sbloccare lei. Però Mining Gadget lo stesso potrebbe essere molto più interessante. Solo che la Mining Gadget mi sa, raga, che funziona RF. Quindi non avendo la Ice Villager potrebbe essere. No, Ice Villager non potrebbe. Cioè, potrebbe servirci, ma. Questa mod non l'ho mai usata, ragazzotti. Però potrebbe essere interessante, effettivamente. Per quanto riguarda l'energia. Potrebbe essere magari la scelta giusta fare questa e poi usare queste due. Tanto un punto vuole, se non sbaglio, vero? Sì, vuole un punto. Questa diventerebbe 4 punti, poi ne toglieremo due da qua. Vabbè. Comunque, continuiamo a mangiare. Vediamo se riusciamo ad arrivare a livello 41. Ok, livello 41, ragazzotti. Come vedete, abbiamo ucciso 13 boss, ragazzotti. Allora, andiamo a vedere cosa possiamo sbloccare. Mega Jump potrebbe essere interessante. Però non è. È un'abilità, quindi. Three minutes. Però execute dovrebbe essere il prossimo attacco fatto entro 5 secondi dopo aver attivato execute farà un danno, una percentuale di danno basata sulla totale vita del nemico. Che quindi il 30% di danno. Cioè io volendo potrei arrivare al massimo livello con execute. Proprio scali damage.
Mamma mia, cioè praticamente ti dà una percentuale del 25%, se lo portiamo ovviamente al massimo, di, in poche parole, riutilizzarlo quasi subito. Not bad. Gli Eterni sarebbe interessante, però posso... Cazzo, 3 punti per strength. Mamma mia. Dice quanto vuole? 4 punti questo. Allora, strength assolutamente. E abbiamo strength di livello 2 ed è assolutamente spettacolare questo. Questo potrebbe essere interessante perché praticamente ci può dare una resype fortunata quando andiamo a fare un cristallo. Quindi potrebbe essere molto buona questa cosa, eh. Torso livello richiesto 30, 50. Questo è lo stesso, per aumentarlo ovviamente bisogna... Abbiamo 3 punti. Ma Perry è un'abilità... Unlock alongside... Ok, command va bene. Queste sono tutte cose che poi faremo più avanti. No back resistance non è che mi interessa più di tanto. Che cazzo... Ma se uno zombie al di fuori del vault deve rischiare di... però raga, la dobbiamo eliminare. Cioè è inutile, se ci faccio affidamento adesso, magari nel vault rischio... Ah, dobbiamo aprire queste, che non ci danno niente di che. Tu, niente. Non serve a niente. Infine volevo parlarvi di... Questo gettuccio qua. Abbiamo altri 3 panini. Mangiamo. Questo che ho in mano, raga, è in realtà l'obiettivo finale del Vault, della Vault Hunter, ovvero è l'obiettivo. L'obiettivo nostro sarebbe quello di riuscire a raggiungere, a trovare 25 di questi. Mi sembra che fossero 25 artefatti. Che sono delle sorta di disegnini che hanno fatto i creatori del modpack. Non solo Iskall, ma penso che sia stato creato anche con altri giocatori di Minecraft molto esperti. E praticamente ti permette, cioè, una volta che li otteniamo tutti e 25, abbiamo finito il modpack. Noi abbiamo il primo, che penso si possa mettere direttamente nel muro. Ah, sono le Gifted Statues. E 2 FPS. Ah! Penso che sia una... Boh, non so se fosse un problema precedente o se è stato... Cioè, o magari sia un problema tuttora reale del gioco. Cioè, più magari Gifted Statues vai ad utilizzare e ovviamente più rischi di laggare. A proposito di Gifted Status, raga, voglio concludere la puntata in bellezza, ovvero andando a eliminare... Volevo dire... Andando ad eliminare l'oro. E andando a buttarle, ovviamente, qui dentro. Perfetto. Possiamo prendere anche le altre che ho, perché ne ho tantissime, ragazzotti. Ecco qua, perfetto, c'è l'inventario pieno, inventario pienissimo. Allora, vediamo innanzitutto quanto mi dà una di queste. Vabbè, facciamo così. Siamo a 21%, no? Quindi facciamo così, 24, quindi il 3%, mentre questa il 5%, ok, ma è sempre così oppure... Sì, è sempre così. Quindi possiamo...
Ne abbiamo un'altra, ragazzotti, ne abbiamo un'altra. Ora speriamo bene che ci dia qualche materiale interessante. Potrebbe darcela come altare, penso di sì, quindi eviterò di, giustamente, come si dice, mettere la... Ok, possiamo in realtà utilizzare i drawer, quindi farne, diciamo, tantissimi di questi materiali, però per il momento, raga, mi accontenterò anche di un barrel. Possiamo accontentare anche di un barrel, l'importante è che produca. Facciamo così e lo mettiamo qua. Ah, molto bene. Infine, non so se possiamo raggiungere, diciamo, un altro, ma non credo, non penso proprio. Ma scusate un attimo, ma gli eterni, quanti livelli vogliono? 1, 2, 3. Sì, raga, assolutamente. Nella dice un attimo farò vibrare summoned when the player summon eternal army. Ricordo? Addition fa vibrare summoned when the player summon. Ok. Reduce the damage by the amount of eternal summoned is lowered. Ok. Interessante. Sarebbe più interessante fare questo. Sì. Facciamo armi. Poi vedremo come funziona anche la cosa degli eterni, raga, perché non è così facile da spiegare. Oggi ci accontentiamo, adesso vediamo quanto arriviamo di coso, di percentuale, però contando che sono 3%, quindi arriveremo a un 30%. 5, 5, un 40% dovrebbe essere, se non ho fatto male i conti. 40%. Va bene, ragazzotti, allora siamo contenti così. Nella prossima puntata probabilmente faremo un cambio di armatura perché questa ci sta praticamente abbandonando. Ma se io faccio no, allora devo control Summon Eternal, vediamo. Tab ce l'ha qualcuno? Ok, vediamo. Non abbiamo eterni da evocare. Ok, allora raga, vi faccio vedere questa cosa prima di chiudere. Per fare, cioè, gli eterni, per poterli evocare, abbiamo bisogno di questa Cryo Chamber, che vogliono blocchi di ferro più un Pog, che non dovrebbe essere un problema da fare. Chiudiamo proprio questa puntata in bellezza, ragazzotti. Allora, mi serve una gemma. Ogni gemma unica, una gemma di tipo unico, di ogni ovviamente tipo. Gorgonite, molto carina la Gorgonite, dai, un cuoricino bellino bellino. Quindi mi manca, vediamo, la Puffium. Cazzo, la Puffium ne ho veramente poca. Non bene, non bene, non bene. Vabbè, facciamo il Pog, facciamo... Che prendiamo un altro paio di blocchi di ferro e poi un glass pane che comunque dovrei già avere. Vediamo. Bim e bim. Cryo chamber per noi. Ora, la cryo chamber come funziona? Come funziona? Per poter, diciamo, avere un come si chiama? Un eterno, dobbiamo sacrificare i nostri trader core. Quindi, tipo, andando a metterli qua. Non so se mi dà la percentuale, magari no, non te lo dice. Però è un po' lento, quindi io direi di prendere un hopper e una chest. Vediamo se funziona, ma dovrebbe funzionare. Oppela. Una cesta non ce l'ho. Nella giungla dove stare finché il 518 non compare.
Ah, ne avevo anche altre, è vero. No, ti posso mettere magari qui giù. Sì, perfetto, funziona e funziona. Speriamo che bastino. Non credo. L'unica cosa, ragazzi, sarebbe quella di comprare quante più cose possibili in modo... Vedete, tipo, questi servono per espare gli eterni, per l'appunto. Quindi io direi di comprarle. Anche perché abbiamo sti cazzo di soldi ogni volta in mezzo alle scatole, alle Swarovski House. Quindi io direi di spenderne un pochettino. Tipo, magari prendiamo qualche gemma. Ecco, via, così... Ce ne liberiamo. Questi sono ottimi come scambi. Void upgrade. Ok, ne abbiamo recuperato un paio, vediamo se riusciamo ad arrivare a una percentuale interessante. Dovrebbe essere finito. Finito, abbiamo l'eterno, abbiamo l'eterno. Uff, perfetto, quindi ci aiuterà all'interno del nostro vault. Per poterlo, diciamo, espare, dobbiamo prendere i Crystal Burger e fare così. Sono un livello, uno su uno, che schifo. Ovviamente, damage, slowness sarebbe interessante, slowness. Posso darti un altro panino? No. No, certamente no. E ovviamente gli possiamo dare un'arma. Io direi di aiutarli con una bella ascia, magari tipo c'avevamo quella con Withering 2, effettivamente. Perché non usare quella? Che non so dove ho buttato. Eccola qua. Ovviamente incantiamo il tutto, quindi tipo dov'è? Unbreaking assolutamente. Smite, facciamo smite. Unbreaking o smite? Cioè, non unbreaking, sharpness o smite? Ok, sharpness ce l'ho. No, però questo non lo voglio usare, c'è protection 4. Thank you.
Ma non gliel'ha messo Unbreaking. Vabbè, raga, non fa niente. Per quanto riguarda l'armatura, gli diamo quella in netherite. Ma è comunque una buona armatura. Un'altra cosa prima di andare che volevo fare, ovviamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. E vedere, rollare un attimino un'abilità per vedere magari ci esce qualcosa di buono e non gliela diamo più. Bellissima! Questa è bellissima! Cioè, ragazzi, ci dà una mano assurda. No, no, la spada però te la potevi anche tenere. Dodici di danno, ragazzotti. 12 di danno. Cioè, contando questa spada faremmo. Noi facciamo di meno rispetto a lui. Però abbiamo lui che potrebbe fare Withering, Weakening e Slowness. Cioè, questo è il debuffer per eccellenza. Questo, cioè, mi sembra molto giocare a Final Fantasy in questo modo, Vabbè, raga, io chiudo qua perché ho registrato abbastanza, cioè con i vari timelapse e tutto il resto, sono mezz'ora che tra l'altro sto facendo cose varie. Noi ci vediamo alla prossima, raga. Alla prossima.